Carlo Cattaneo, direttore vendita Italia di Performance Lighting, un gruppo assolutamente italiano ma che ormai ha oltremodo una dimensione internazionale, dico bene? Dici benissimo Giancarlo, perché la Performance Lighting è un gruppo di aziende con quattro storie diverse che nasce nel 2007, la ragione sociale è dal 1° gennaio 2007, la nostra ragione sociale, e più che un gruppo oggi siamo una vera e propria azienda multinazionale italiana, di capitale totalmente italiano, che qui a Francoforte, chi viene a Francoforte a visitare il nostro stand percepisce proprio l'essere un'azienda internazionale con una sede in Italia, ma appunto con tante anime. Una dimensione assolutamente internazionale. Va bene, qui uno stand direi molto grande che qui dà anche un senso, ma io vorrei sapere che cosa avete voluto dire con questa architettura, con questo stand così elaborato. Ecco, lo stand è elaborato perché il gruppo perché raccoglie la storia di quattro aziende diverse, e la Prisma faceva il civile residenziale, quindi illuminazione per le abitazioni, SBP illuminazione funzionale, illuminazione industriale, aree urbane o spazi sportivi, le altre aziende del gruppo, queste sono le due aziende italiane, le altre aziende del gruppo hanno una storia differente. L'azienda belga si chiamava Edis un tempo e faceva il terziario, quindi file per supermercati, illuminazione di spazi commerciali, e la Spittler, che oggi è l'ospitante perché siamo in Germania, è un'azienda tedesca che ha sempre fatto illuminazione per spazi commerciali e per uffici. E ora siamo con Anton Leonello, responsabile del marketing strategico di Performance in Lighting. Buongiorno Anton, cominciamo la nostra visita al vostro stand da questi particolari. Allora, dove ci troviamo? Allora, qui ci troviamo nel settore dedicato all'illuminazione professionale e sportiva, quindi abbiamo una serie di prodotti che vengono dal know-how, dalla competenza della nostra azienda di Bergamo, che è dedicata per l'illuminazione dello sportivo. Quindi prodotti per fare lo sport a seconda delle varie normative presenti nei vari mercati, dove noi andiamo, grazie alla nostra competenza, alla nostra conoscenza, a disegnare delle ottiche dedicate, versioni dedicate che ci permettono di avere i requisiti per illuminare perfettamente i vari segmenti di questa applicazione, dal tennis al calcio, alle piscine, al basket, quindi tutte le varie cose sportive. Tra l'altro, una cosa bella per il mercato italiano, siamo diventati sponsor ufficiali, fornitori centri estivi di FIT, Federazione Italiana Tennis, grazie appunto a determinati apparecchi che abbiamo specificamente pensato per le esigenze legate al mondo del tennis. Eccoci quasi in gabbia, come mai ci avete messo tra queste sbarre rosse, Anton? Vi ho messo per queste sbarre per appunto raccontare il fatto che in un mercato dove ormai sono tutti bravi a fare il prodotto, dove riusciamo a differenziarci noi è nello sviluppo, nello studio non solo del prodotto, ma oggi proprio nello sviluppo delle ottiche, di soluzioni estremamente dedicate con i controlli anche in questo ambito industriale. Prodotti high bay, low bay per supermercati, per aree industriali e commerciali, però grazie al nostro disegno e alla nostra, diciamo, capacità di interpretare la luce, diamo sempre un valore che comunque è da considerare importante nel mercato ed è dove lì vanno i nostri investimenti. Anche nel civile e residenziale ci chiedono dei prodotti sempre più tecnici, sempre più coordinati. Delle ottiche anche in questo caso sviluppate per delle specifiche normative del mercato francese, che sono normative per le persone a mobilità réduite, quindi per i portatori di handicap, dove richiedono determinati requisiti, sono introdotti all'interno della nostra gamma, però con linearità stilistica, con lo stesso tipo di design di altri oggetti che invece usiamo tipicamente. Per quanto riguarda invece il mondo dell'office dell'interno, quest'anno una grande collaborazione con il designer di Audi, di Volkswagen, centro stile anche Seat, che per noi ha disegnato, diciamo, questi nuovi corpi incredibili, sia per plafoniere rettangolari che per queste. Il concetto qual è? Sono delle gocce di mercurio che cadono e creano questi elementi nel quale il connubio della nostra ditta tedesca riesce a esprimerne la tecnicità.
E a proposito di design, anche l'ufficio vuole la sua parte. Esatto. E in questo caso? Da italiani riteniamo che non è solo la tecnica a fare la differenza, ma anche il design, come da Silva, come lo studio Artec 3, anche per la soluzione office, quindi prodotti ad bassissimo livello di abbagliamento. Il Bureau Sommers tedesco ha sviluppato per noi questo nuovo concetto di downlight con micro riflettori per un comfort visivo altissimo per le 8 ore di lavoro, quindi videoterminale, quindi vuol dire stare le 8 ore in un ambiente molto confortevole che non affatica la vista e fa comunque stare bene. E infine siamo in questa meravigliosa postazione, direi siamo quasi nello spazio, o forse ci siamo là per davvero. Sì, siamo davvero nello spazio perché Performance Lighting è sponsor della missione Genesis, che è una missione per è un progetto di pace che serve per dare la possibilità al popolo del mondo di abbattere i muri e per dare una connessione internet libera a chi non ne ha la disponibilità, e attraverso il lancio di un satellite. Questo microsatellite che vediamo qui vicino a noi sarà lanciato nello spazio e permetterà questo, oltre ad avere al suo interno dei messaggi e portare al suo interno una serie di informazioni. Per esempio, oggi è data a noi la possibilità di scattarci un selfie in questa postazione e inviarlo a un indirizzo email dedicato. Questo messaggio, poi questa fotografia che mandiamo via email, sarà poi salvata all'interno della memoria di questo microsatellite.